Francesco Passerini, sindaco di Codogno, anche quest'anno periodo di fiera, tante le novità. Sì, sicuramente tantissime novità per questa 229esima edizione della Fiera di Codogno. Anche quest'anno confermiamo come l'anno scorso le dirette, perché quindi tutta la fiera, la due giorni di fiera, sarà in diretta sia streaming che social, sui canali social e internet di tutti i partner. E ci saranno tantissime novità, ovviamente novità da scoprire, novità che puntano sull'enogastronomia, sulla qualità dei prodotti tipici. Ovviamente la regina sarà la Frisona, il bovino da latte per eccellenza, che anche quest'anno con tantissimi capi abbiamo il sold out per tutti quelli che sono i nostri concorsi. Ci sarà una zona dedicata agli equini, quindi spettacoli con i cavalli, e dove potranno essere osservati e anche con i quali si potrà giocare appunto con questi bellissimi animali. Quindi tantissime, ci saranno gli amici di Lerici, quindi anche il binomio terra e mare, gli agricoltori di terra incontrano gli agricoltori del mare, quindi ci sarà un angolo e una mostra storica appunto che vuole un attimino mettere in risalto quelle che sono le congiunture tra questi due territori, che sembrano lontani ma sono molto molto vicini. Quindi tantissime novità, vi aspetto martedì 19 e mercoledì 20 a Codogno nel polo fieristico per la 229esima edizione della Fiera di Codogno, con tantissime sorprese. Ecco, le tradizioni incontrano il futuro, lo slogan di quest'anno. Come mai avete scelto questo slogan? Allora, quest'anno la Fiera di Codogno manterrà quella che è l'impianto tradizionale, quindi a noi ci teniamo di mantenere le radici sempre ben attaccate a quella che è la tradizione del nostro evento fieristico. Ma dall'altra parte, anche grazie a tutta una serie di progetti che in questi anni abbiamo messo in campo, abbiamo identificato quello che sarà il futuro di questo polo, nel quale si inserirà anche la Fiera di Codogno. Quindi per la 130esima edizione ci saranno altre ulteriori sorprese, che però non svegliamo adesso, lasciamo un po' di suspense.